Forse ora questo Ponte Vecchio lo sento più di prima, perché guardando il Ponte Vecchio i ricordi si affollano. L'Arno l'ho vissuto in pieno. Il colore del fiume è cambiato. Prima era più limpido, ora è falsato da troppe cose. Spesso si trovano sacchetti di plastica e anche bottiglie galleggianti. Quello sì, si vedono anche passare. Naturalmente i fiumi di prima era più facile che si distruggessero automaticamente, perché era carta, cartoni, erano materiali che si consumavano col tempo da sé, mentre la plastica, per distruggerla ci vuole anni e anni. Ecco. Purtroppo la plastica, come sappiamo, non si biodegrada, quindi da sola non se ne va. Quello che fa negli anni è di andare a fondo, è di essere mangiata dai pesci, è di disgregarsi in piccoli pezzettini come le microplastiche o le nanoplastiche, e poi ci ritroviamo nel piatto. Per cercare di togliere la plastica nel mare abbiamo fatto uno scouting a livello internazionale, abbiamo guardato più di 100 tecnologie per trovare quella più efficace e più efficiente. Questo, il Sibine, è un cestino molto semplice che ha un filtro con sotto una pompa che gli fa filtrare più di 25.000 litri di acqua ogni ora, e questo per tutte le ore del giorno e per tutti i giorni dell'anno. Il filtro riesce a trattenere anche microplastiche e microfibre fino a 0,3 mm di diametro, quindi finissime, quasi invisibili all'occhio nudo, togliendo più di mezza tonnellata all'anno di rifiuti dal mare. La collocazione del Sibin è un'altra tappa nel nostro impegno verso l'ambiente. Abbiamo cominciato con l'arcipelago pulito, la ripulitura delle plastiche dai mari ad opera dei pescatori. Abbiamo continuato togliendo le stoviglie usa e getta dai nostri scaffali e quindi risparmiando tanto uso di plastica. E poi abbiamo aggiunto anche una campagna per una sensibilizzazione nell'uso dei dispositivi di sicurezza, mascherine e guanti riutilizzabili per non gettarli nell'ambiente. Il Sibin, collocato qui nel centro di questa città sul fiume che è il cuore di Firenze ma che rappresenta buona parte della Toscana, è non solo un'azione utile ma è anche un simbolo, un segno di quanto nei territori possiamo e dobbiamo fare, perché la questione ambientale riguarda Unicoop Firenze, riguarda la vita di ognuno di noi, riguarda soprattutto il futuro che vorremmo. A livello di plastiche ce ne sono, sì, molti sacchetti di plastica, bicchierini, monouso. Piatti, ovviamente, perché poi c'è, magari la gente viene a fare il picnic, viene a mangiare il pomeriggio, la domenica, e quindi magari poi qualcosa anche non volontariamente per il vento viene buttato in aria. Questo progetto nasce da almeno un anno, quando Coop ha concretizzato un impegno storico sulla sostenibilità e sul proprio impegno ambientale aderendo alla Pledging Campaign della Comunità Europea. L'incontro con LifeGate ci ha fatto individuare questo strumento, il Sibin appunto, che abbiamo già testato per ben un anno nel porto di Genova e che adesso installiamo nel fiume Arno, nel centro della città, un luogo magico per le sue caratteristiche e che virtualmente dà il via appunto a queste 25 tappe che si completeranno nel 2021, percorrendo un po' tutti i fiumi, i laghi, i mari d'Italia. Con un obiettivo concreto di raccogliere appunto la plastica, ma un secondo obiettivo altrettanto importante, di rendere visibile quanto può essere fatto per migliorare la sostenibilità ambientale. Solo l'impegno collettivo può permetterci di migliorare il pianeta nel quale viviamo. Andare anche a sensibilizzare le persone, oltre le aziende, sul fatto che dobbiamo cambiare i nostri comportamenti.
ed è per questo che farlo nei posti più belli del mondo, come qui a Firenze sotto Ponte Vecchio, è anche un simbolo, permette alla gente di capire meglio tutto quello che abbiamo da preservare o da perdere se non saremo capaci di farlo. L'acqua va rispettata come tutte le cose della terra, che purtroppo ora non si rispettano più, e rispettando l'acqua dolce poi si rispetta anche il mare, no? Perché tutto finisce lì.